Ecco, quanto vai dicendo, questo ci delizia, insomma, questa tua varietà di interessi, di incontri, di sperimentazioni, ci porta appunto anche a questo problema, quale cultura, dicevi poco fa, la cultura di Arbasino è una cultura, quanto volete, distaccatoria, polemica, no? Alternativa, al passo con i tempi, però che porta con sé la complessità della cultura, no? Seguendo la conversazione che stiamo facendo, vedete come non si rimanga tra i recinti letterari, no? Si citi Gramsci, ma No, si ma poi citi anche l'ambiente del cinema. Quindi voglio dire, la tua cultura ha toccato poi tutto attraverso la letteratura, attraverso. Ecco, allora, per esempio, un altro nome che mi viene così sulla bocca per darti un input ad allargare il discorso a questo personaggio straordinario, ma con lei anche al mondo della musica, Maria Callas, no? Che tu hai seguito in momenti di grande Ma successo. se si pensa che lì, sempre all'università, fra crocchi di studenti, si diceva stasera dove si va? Dalla Callas o dalla Wanda Osiris? Ed è vero, perché erano contemporanee, la Callas alla Scala, Wanda Osiris al Teatro Nuovo oppure al Lirico, ma le alternative poi erano l'Opera di Tre Soldi diretta da Strehler al Piccolo Teatro, oppure degli spettacoli di Visconti, di Renzo Ricci o di altri, vabbè, andiamo a una rivista di Totò, ma averle oggi le riviste di Totò? C'era una scelta che Sì, copriva tanti e aspetti, no, perché tante poi c'erano declinazioni. anche tante altre riviste, la rivista non esiste più, è stata uccisa dalla televisione così, mentre allora dava dei forti guadagni agli impresari, ma se si pensa che c'erano Nino Taranto, Macario, Walter Chiari, che era più giovane, Rush, il Contina de Mola, era un susseguirsi in ogni stagione di riviste nuove, con Scale, Luci, Fontane, Soubrette, Bluebell, e tutto questo rendeva soldi agli impresari. È per quello che ci si domanda come è possibile che il teatro, se non viene sovvenzionato, non riesca a tirare avanti. È quello che ci si domanda se si è vissuto quell'altra epoca che poi è nella memoria di tutti. Abbiamo citato poi l'Inghilterra, abbiamo citato Parigi, io citerei anche l'America con un episodio che so far parte della tua vita, il tuo rapporto e la tua conoscenza con Andy Warhol, no? Durante un Beh, viaggio sì, in America. Questo è un episodio che vorrei che tu raccontassi no, agli ma amici. con Andy Warhol non ci sono stati in realtà gli episodi. Sono andato tante volte lì alla famosa Factory perché si andava avanti e indietro e così, ma non è che mi ricordo degli episodi, perché poi l'ho visto tante volte anche in Italia. Ma tu hai collaborato a un doppiaggio, a una Ah, traduzione? sì, Ecco, questo alludeva a ma questo. questo, sì, ma questo è successo in un secondo tempo, perché quando lui ha fatto un accordo non so se con Ponti o De Laurentiis o tutte e due, insomma, con uno dei grossi produttori, per fare, dopo il successo dei suoi film in America, fatti da lui alla Factory con mezzi artigianali, rudimentali, invece c'era un suo amico regista che girava delle sue cose in Italia, nei castelli romani. E allora lì c'era questa produzione molto artigianale, modesta e casareccia, benché fosse finanziata da un produttore importante, ma evidentemente erano dei film fatti in economia. E uno o due di questi li ho anche tradotti. Sì. Ricordavo. Li ho anche tradotti perché mi hanno dato il copione, ed era, credo, Ponti o De Laurentiis, sono dei due il produttore, così, quindi i loro agenti me l'hanno dato, per lui andava bene qualunque cosa, quindi anche se la macchina da presa veniva messa qui, lì o là, gli andava bene o gli andava male comunque, quindi anche, non so, la mia traduzione non l'ha mai guardato, però è uscito. E un altro, erano due, uno l'ha tradotto da Ciamaraini e l'altro l'ho tradotto io, ma non mi ricordo più quali erano. Ce lo dirai una volta che torni da Bene, noi e sarai nuovamente accolto e perché festeggiato. Ti cito un altro titolo degli anni 70 per cambiare anche contesti, per stimolarti a raccontare il
Il titolo è In questo stato, è un bellissimo titolo con quello stato sì, con la S sì, maiuscola. Sì, ma era un libro tragico perché era la cronistoria giorno per giorno del caso Moro, si può dire la tragedia di Moro, siccome uscivano tutti i giorni delle congetture su come era il cosiddetto carcere del popolo, quello dove Moro era prigioniero delle Brigate Rosse, sono autentiche o non autentiche le lettere, no, non è possibile, non è pensabile che Moro le abbia scritte, si deve trattare per la liberazione, quanti brigatisti incarcerati gli si danno in cambio 10, 100 così per uno scambio di prigionieri, sì, ma allora bisogna riconoscere le Brigate Rosse con una trattativa alla pari, lo si può fare con uno Stato estero, non con una formazione che rapisce un sovrano sul suo territorio, una roba che non si era mai vista, cioè forse sono nel Medioevo in Italia, un sovrano rapito nel suo territorio. Quindi di quello che succedeva nella prigione del popolo non potevamo sapere niente e tuttora non si sa molto. Però quello che si sapeva, ed è questo il soggetto del libro, era come reagivamo noi italiani di giorno in giorno, allibiti, frastornati, e poi in mezzo alle varie sparatorie e alle tragedie che si susseguivano e che poi sono andate avanti anche per tutti gli anni 70, e quindi ecco perché in questo stato, prima, sul 45 giorni del caso Moro e poi un paese senza invece che è venuto dopo e che l'80 e poi è ripubblicato quasi uguale 10 anni dopo nel 90 su alcuni caratteri costanti etnici degli italiani, perché in sostanza un paese senza all'inizio c'era senza questo, senza tante cose e così, e siccome sono caratteri etnici antropologici dell'Italia e degli italiani, la tesi del libro era che è inutile parlare di corsi e ricorsi storici o di malaugurati incubi, i caratteri etnici sono quello che sono. Tu sei maestro anche nei titoli, eh? E speriamo. Mi avvicino anche alla contemporaneità, no? Agli anni più recenti, con un titolo azzeccatissimo, indovinatissimo, che ti invito a commentare, La vita bassa. Beh, La vita bassa si commenta da sé, perché siccome tutto è metafora di tutto, perché di solito qualunque articolo, qualunque recensione dice che la tal cosa è una metafora di un'altra, è il luogo comune, dei più comuni. Allora, siccome La vita bassa coinciso con quell'epoca quando effettivamente la vita dei blue jeans si faceva sempre più bassa, e allora c'era uno spettacolo che per molti era abbastanza sgradevole di vedere, sia per i ragazzi sia per le ragazze, cioè per le ragazze soprattutto la ciccia dalla pancia all'ombelico, quel pezzo che c'è sopra La vita bassa, e per i ragazzi invece qui dietro quelle chiappe abbondanti. È un'epoca non tramontata. No, ma però non è tramontata, però adesso la vita ritorna un po' più in su. Quindi La vita bassa finiva per essere una metafora facile, anzi facilona o facilissima, perché era un fenomeno che tutti quanti potevano vedere in giro, e anche quelli che avevano qualche anno di più dicevano: ma possibile che non si guardino mai allo specchio, ma non vedono che gli sta male e che farebbero meglio invece a portare la vita un po' più su. Ecco, così siamo arrivati quasi alla contemporaneità, perché il libro è del 2008, vero? È del 2008 il libro, poi nel 2009 e nel 2010 ci sono stati le cure di Raffaele Manica per questa tua edizione, insomma molto molto importante, nei meridiani di Mondadori. Ci sono stati nella tua vita molti premi, non lo ricordo, sei un autore insomma riconosciuto veramente tra i protagonisti, tra i nomi direi insostituibili, veramente. Ma grazie per i premi e grazie per l'insostituibile. Insostituibile, davvero, nella tua originalità e nella tua grandezza. Perché ci sono dei grandi che si potrebbero sostituire. Il tuo caso invece è proprio il pregio della insostituibilità. Possiamo dire con un applauso che sei unico, veramente. Veramente. Ah, bene.
E siamo arrivati ora al momento più solenne della serata, il clou, proprio adesso. E adesso che il primo cittadino di Castelfiorentino solennemente ti consegna il premio, non prima che il presidente del premio legga la motivazione che la giuria ha preparato per te. La giuria, che mi piace ricordarlo, è composta dalla new entry Maria Cristina Giglioli in veste di assessore, ma ha lavorato molto bene anche con spirito critico. Sono congratulato per la sua scelta estetica dei testi di quest'anno, e assieme a lei, a partire appunto dall'edizione 2010, Sandra Landi, Nicoletta Mainardi, Maria Sabrina Titone, Giacomo Trinci, tranne Sandra Landi che era impegnata, naturalmente Paolo Marini, il nostro segretario. A tutti, anche a Sandra Landi che non poteva essere qui, un applauso. E adesso la giuria è stata in grado di scrivere questo. In Alberto Arbasino, la giuria del premio letterario Castelfiorentino individua e riconosce una delle voci letterarie più importanti del secondo Novecento italiano e della contemporaneità. Lo fa guardando in particolare a quegli affascinanti e riassuntivi volumi dei Meridiani intitolati Romanzi e racconti, di recente pubblicati da Mondadori. Pagine davvero preziosi, essenziali nella storia della nostra letteratura, che consentono di siglare tra passato e presente il protratto formidabile contributo di uno scrittore protagonista quale Arbasino nel corso di tanti anni è stato. Un'opera, quella qui idealmente compendiata e suggellata in questi meridiani, in cui con assoluta originalità e forza espressiva un'epoca che, grazie alla scrittura rappresentata e vissuta, in cui gli accattivanti lineamenti di una risibile e stigmatizzabile umana commedia e i segni dolorosi del reale si incrociano e si contaminano, analogamente disposti ad elevarsi a parametro ispirativo complesso, inquieto e desiderante, testimoniale e insieme polemicamente irriverente beffardo dell'esistenza, fra coscienza e sogno, piacere e cultura, responsabilità di denuncia e innocenza, una inesausta e di continuo rinascente felicità creativa all'insegna dello sperimentalismo, come abbiamo detto anche assieme poco fa, e del talento che ha fatto dell'autore di classici moderni come Fratelli d'Italia e Super Elio Gabalo, La Bella di Lodi e Specchio delle mie brame, Un paese senza, Parigi o cara e La vita bassa, uno scrittore, prima ancora che internazionalmente noto ed apprezzato, geniale e inconfondibile. Per questo Alberto grazie di cuore per essere stasera qui con noi. Grazie.